Nome. Benissimo. Raffaele. Cognome. Paribello. Data di nascita. 5/5/1970. Che lento che è. Professione. Impiegato. Segni particolari. Talentuoso. Un po' più di ritmo, presidente, perché lei sta invecchiando. Volecchi, volevo dare rettore. Buongiorno Raffaele. Enfasi. Ciao a tutti. Ciao, oh, caro. Allora, come Raffaele. Nasce ben trovato. La data di Raffaele? Nasce come questa vetrina, questo balconcino, questo sì. Programma come che accoglie tutte le richieste. Sì, se uno ha qualcosa da farci sentire, vedere, ci vuole raccontare una storia, oppure proporre la propria arte o le proprie capacità, noi siamo qui. I due di Via Venturi, @gmail.com. Questa è la mail da utilizzare. Raffaele, allora, sei arrivato così, tramite questa mail, ti abbiamo contattato e tu fai anche tu il cantante, studi canto pop, lirico, insomma, in qualche maniera da quanto tempo sei appassionato di musica e poi da quanto tempo hai deciso di farne della musica una parte della tua vita? Sì, allora, io praticamente canto da una vita, da quando sono nato. Praticamente da quando ero piccolino mi mettevano a cantare, perché di famiglia. E poi piano piano ho cominciato a prendere le lezioni di canto, perché ho conosciuto delle persone che hanno cercato un po' di darmi una direzione. E da lì ho iniziato a studiare canto con Bruno Noli, che fa folk sardo. E poi ho studiato con Raimondo Mameli canto lirico, con Sergio Calafiura di Voice Power. Come no, saluto, che conosco anche molto bene, tra l'altro, canto, grandissimo professionista. Canto leggero, e con Michele Fischietti di X Factor ho preso delle lezioni private. Ah. Beh, insomma, quindi c'è una volontà di arrivare a un punto di conoscenza e di approfondimento della musica e anche di capacità per poi riprodurla anche attraverso lavori tuoi notevole, cioè punti in alto. Studiare vuol dire migliorarsi tutti i giorni, no? Ma nonostante poi tu abbia oggi quanti? 44? 44 anni. 44 sì. anni. Quindi non è detto per forza che le cose debbano diventare sempre e comunque un mestiere, ma possono rimanere una passione parallela importante che rendono la vita quotidiana un po' più leggera, no? Sì, allora praticamente questo deve rimanere una passione, perché comunque è impensabile di farne un lavoro per il momento, comunque a 44 anni. Però non è detto che un domani è un sogno nel cassetto. Ecco. Io sono del parere che i sogni vanno coltivati sempre. Sì, sì, poi bisogna rendersi conto chiaramente anche questo, che la vita per essere vissuta ha bisogno di delle cose pratiche e concrete. Ecco. Poi se no uno dice voglio fare il cantante, poi alla fine non lo fa il cantante e non hai né un lavoro né una passione alla fine. Quindi tu fai l'impiegato, però ecco, tutto nasce anche da qui, cioè questo mondo che si scontra, cioè quello del lavoro impiegatizio, che è, se vogliamo, uno di quei lavori abbastanza standard, no? Sì, allora io lavoro al mercato all'ingrosso di Sesto come impiegato contabile, lì in un box. Quindi sei lì a che fare con i numeri sono quella cosa che appesantiscono un po' anche la gente. Ci vuole qualche valvola di sfogo. C'è movimento nel mercato di Sesto, c'è molto movimento. Ce n'è movimento, anche se adesso c'è un po' di crisi. Non si annoia, dai. No, allora il discorso è questo, io comunque a me è sempre piaciuto il variare. Io per esempio mi occupo di judo. Collaboro con una società, la Hobby Sport Pirri di Judo. Lui deve iscriversi, potresti averlo come allievo. Sì, come no. Io collaboro con i bambini. Ma lui è un bambino. Vuoi lavorare invece con ormai No. I degenti? Bisogna avere delle caratteristiche, lui le ha tutte. Del reparto di geriatria del Brozzo, guarda, è uscito polemizzare. Ma perché devi polemizzare? Ma perché deve andare fuori tema? Facciamo parlare la gente seriamente. Lei ogni volta porta tutto come se fossimo qua a dover per forza ridere. Vuoi far ridere e non far ridere. Che volevi fare? Ecco, il maestro ce l'hai di fronte. Canto d'amore, partiamo canto da d'amore. Questo CD, abbiamo anche la copertina da far vedere in sovraimpressione. Come arriva questo lavoro? Allora, nasce da un'email tramite internet, praticamente a quest'autore. Gli ho fatto ascoltare una cover, gli è piaciuto molto come cantavo e mi ha proposto di fare un brano per una compilation. Parte una compilation con un brano, di seguito mi mandano altri 2-3 brani e poi a marzo mi chiama e mi dice: ma perché non facciamo un CD completo?
E come l'hai presa, cioè, questa notizia? Perché a me piace un po' anche entrare in queste cose qua, no? Sai, quando uno si fa delle aspettative, in qualche maniera ci crede in quello che fa, è anche bello poi avere dei riscontri, no? Allora, praticamente appena me l'ha detto l'avrei voluto dire al mondo, perché comunque è una cosa in cui, certo, tu, cioè, quelle piccole se ci credi, soddisfazioni, una soddisfazione immensa, certo. Perché comunque poi parte da un presupposto, tra l'altro è una collaborazione esterna, perché comunque qui in Sardegna è sempre difficile muoversi. Sì, quello è verissimo. Però poi ho preso la cosa con i piedi per terra, perché comunque ho detto aspettiamo finché non esce il CD, in ogni caso. Anche perché poi comunque, è il tuo primo CD. È il mio primo CD, è il mio primo CD. Anche sì, una valenza sì. A 44 anni poi comunque sempre. Beh, se per questo molti campioni diventano campioni quando sono maturi, quindi. Vabbè, ma molti artisti sono riconosciuti quando sono morti. 44 anni, le assicuro che campione io non ci ho mai visto nessuno. Cioè, nel senso, in qualunque sport a 44 anni io non ho visto. Che sono esplosi a 44 anni. Vabbè, questo è il campo, però nel calcio a 32-33. Ma neanche nel campo della musica. Ma un musicista a 44 anni è difficile che esploda in campo proprio. Guardi, Ligabue, che era Ligabue, è arrivato tardi e aveva 30 anni. Quando è esploso 20 anni fa, adesso ne ha 50. Non quindi... devi mettere mai il limite alla demenza. No, io devo mettere la museruola a lei. Lei la voleva mettere ai cani, io la metto a lei, perché lei dice sempre delle cose che non hanno senso. Io volevo supportare la sua speranza. Non ha supportato, ha detto una magata. Pensavo che presente una magata che possa coltivare i prosceni anche a 44 anni. Vabbè. Lei ha detto una magata, se ne renda conto. No. Ha fatto un magheggio. Ho detto che alcuni campioni, anche nel ciclismo a 33 sono diventati campioni. 33 ne ha 44, ma va bene, ma adesso lui non fa il ciclista, però a 44 anni il campo della musica non è così vecchio. Mamma mia, fai vecchio questo ragazzo. No, ma per carità, allora è lui che ti fa vecchio, io no. Andiamo avanti, vediamo un po' di ragionare. Prego, prego, vada avanti lei. No, lui dai, continua a dispiegare questa tua esperienza musicale. Sì, ma lui intesa fare. Vedi, caro il mio vecchio parrucchiato. Ha detto che non cantiamo, visto che abbiamo modo di cantare qualche cosa da questo CD, ci sono esattamente 9 tracce. Allora, Com'è nata la collaborazione? Chi l'ha scritta? Tu? O... Allora, no, praticamente devo dire questo: la collaborazione, le canzoni sono scritte tutte da Luciano Somma, che è un poeta quel napoletano. Quel poeta che ci hai detto napoletano. Mentre le musiche le hanno scritte vari artisti. Devo dire una cosa importantissima, devo ringraziare per l'arrangiamento, la produzione del CD a Ignazio Marcia del Green Studio. Lo saluto perché lo conosco anche in persona, quindi senza di lui non avrei potuto fare questo CD, perché lui mi ha supportato in tutto, mi ha ricostruito completamente dei brani, perché mi davano dei brani in una qualità che lasciava molto a desiderare, e lui me li ha presi e riarrangiati completamente. Bene, allora, quale delle 9 tracce? La prima, Se tu non fossi realtà. Se tu non fossi realtà. Raffaele Paribello, è la prima volta che canti in TV? Diciamo di... Ha avuto qualche altra esperienza anche a Sardegna 1, okay. Però mai in diretta. Allora, ti abbiamo tenuto a battesimo, adesso continuiamo a portare avanti questa tua passione. Grazie. E allora sentiamo, la base può partire e Raffaele il microfono ce l'hai davanti, quindi... Amore, ti confesso che sei stata... La carezza, un sogno realizzato, e come in un capriccio all'improvviso mi hai regalato nel risveglio a te. Se c'è l'oscurità, tu sei la luce, e come il sole illumini i miei giorni. Se la passione è quella, è unica e sola, e ogni istante vivo, e ti darò, se vuoi, il desiderio diventato bene, la foglia verde tra le foglie gialle. Se tu non puoi, nella vita mia non so cosa sarei. No, non voglio immaginarlo, no, non voglio.
potrai mai farlo, no, per nel sapore dell'immensità. Se cerchi nel mio diario il mio passato, li troverai le pagine squalcite. In un foglio sopra il nome tuo, due cuori e una freccia e nulla più. Per sempre t'amerò, sembrava male, un bene così grande non è uguale. Tu sei come la febbre che mi assale, il brivido che dona un'emozione, la nota alta di una mia canzone. Cosa sarebbe il mondo senza di te? Se tu non fossi realtà, io non so cosa farei nella vita mia, non so cosa sarei. No, non voglio immaginarlo, no, non potrai mai farlo, no, per il sapore nell'immensità. No, non potrai mai farlo, no, non potrai mai farlo, no, per il sapore nell'immensità. Io sento già l'applauso dei venturiani per Raffaello Barbello. Un applauso caloroso, copioso. Realtà, canto ma che bella voce! Davvero, grazie. Tra il pop e la lirica, io ci leggevo un po' dentro anche un passaggio per quanto riguarda il mondo dell'opera in qualche maniera, sì, e del musical, se vogliamo, e un po' l'Andrea Bocelli. Ecco, sì, se proprio, anche, proprio devo fare un excursus. Anche Nessun Dorma potreste cantare, perché lui è anche un ma senti, ma prima di andare in pubblicità, che siamo già lunghi, i colleghi al lavoro la sanno questa tua passione? Sì, sì, e sì. Che dicono? No vabbè, io vabbè, lavoro non canto, lo sanno perché comunque è di famiglia, perché siamo parenti e comunque mi hanno conosciuto da piccolino cantando. Ah, ecco. Ok, quindi ecco, conoscono, sì, e sì. Tu al lavoro zero, proprio al, al mercato, no, di sé, tu una bella voce, uno potrebbe anche ogni tanto, no, però no, è meglio lasciar perdere. Meglio lasciar perdere. Altre canzoni ci vanno messe lì, di lavoratori, sì, che sudano e faticano dalla mattina presto, ecco, probabilmente quello. Bella voce. Torniamo tra poco con Raffaele Paribello e anche con il collegamento con gli amici di trebimeteo.com. ha capito? Se sì, tu fossi capito. Realtà anche lei, se fosse po', ma dice, finto, è finto, tutto, no, finto, per tutto, cortesia, finto, tutto finto. A tra poco. Ora non abbiamo tempo da perdere, perché con Raffaele, sì, Paribello, sì, torniamo, con Raffaele, sì, a cercare di raccontare questa passione un'altra che canzone, in qualche maniera comunque è supportata da una preparazione notevole, perché tu hai detto, io fuori onda, sì, io sono un tenore, quindi alla fine, sì, sì, hai vede, anche quelle caratteristiche lì. Sì, sono un tenore leggero, dovrei, sì, essere, sì, esatto. Solo che poi alla fine non studio canto lirico, perché è una via troppo impegnativa e comunque mi piace più la musica leggera, diciamo un pop. Però le romanzette un po' triste, senza fare grandi opere, dai, le arie della lirica le puoi cantare, sì, qualcuno, che non, sì, sono difficili, tu lo sai. Non vorrei far... Ma il presidente Mameli è un esperto di arie, solo no, che...
Sto parlando con l'eleganza e la sapienza della lirica. Ma vabbè, allora, cosa facciamo come secondo come pezzo? Secondo brano, ballad in re minore. Okay. Ballad in re minore, visto che dura 4 minuti, sì, spendiamoceli allora più o meno. E ancora musica, che sia la musica stamattina a inondare dominare le vostre case e a portare buon umore. Dai, Raffaele Paribello ai due di Via Venturi. I nostri anni come passano, sono momenti inafferrabili, i sentimenti a volte cambiano, ma non per noi che inarrestabili. Guardiamo in alto sempre in su, noi come artisti ineguagliabili, viviamo i giorni nella musica. Il pentagramma è un incantesimo, questa passione con estasi, di giorno in giorno cresce. Io canterò nel tuo silenzio amor, e brucerò nella tua passione, mi brucerò col fuoco dell'ardor solo per te. Corpi un'anima, ti vestirò di bene ogni attimo, diventeremo irraggiungibili, saremo icona di un miracolo, finché la vita lo vorrà. Io e suonerò questa ballata di re, mi brucerò col fuoco dell'ardor solo per te. Bravo Raffaele, i venturiani, splendida voce, l'applauso, splendida voce di questo giovane, del pubblico, bravo, dei venturiani, pubblico, bello, bravo, bello, bravo, bello, un momento tra l'altro di musica che solitamente noi abbracciamo poco, cioè il pop classico, il pop lirico, insomma, questo genere che però fatto bene come Raffaele, sì, Paribello sa fare, devo dire, regala anche molte emozioni. Poi sì, una ballad in re minore è un po' in realtà il tema, quello della sofferenza per amore, no? Sì.
Sì, sì. Ecco, c'è qualcosa di autobiografico dentro? No, lo chiedo. Meno male, meno male. Non si sa mai. Allora, bene. Siamo alla chiusura. Io credo che sia stato davvero un piacere e una bella sorpresa per noi, perché noi, certo, quando riceviamo una mail di chi vuol venire ospite e a raccontarci un po' la propria passione, le proprie capacità, i propri progetti, i sogni, sia un piccolo pezzetto di soddisfazione che uno si può togliere nella vita, no? Giusto, Raffaele? Io credo che sia così. Quindi poter dare spazio anche, sì, sì, a chi per forza in televisione che non ci deve arrivare, ragione, attraverso l'amico dell'amico dell'amico dell'amico. Ho mandato una mail, sì, fatelo, i due di Via Venturi @gmail.com. Siamo qui e siamo per la democrazia. Complimenti, Raffaele. Siamo per la democrazia. Davvero diretta, complimenti. Raffaele. Un ultimo messaggio. Sì. Ciao ragazzi, buon fine settimana, dice Luisa. Grazie, grazie, anche gli applausi che sono per te, ovviamente. Voglio chiudere con una notizia positiva. Guarda, in, prego, campo lavorativo, sì, il mercato crede alle promesse di Draghi: più 7% dei contratti a tempo indeterminato. Benissimo. Quindi questo, forse il lavoro positivo a tempo indeterminato comincia a risvegliarsi, sì, a ritornare una presente. Buona notizia. Certo. Ancora una volta, grazie, in bocca, Raffaele, al lupo, e viva anche il lupo ogni tanto, certo, facciamolo sempre, insomma, sempre morire. Io dico viva il lupo ogni tanto, facciamolo vivere. Io dico a Raffaele Paribello e grazie al presidente Mameli per questa settimana. Abbiamo chiuso la 155esima puntata dei due di Via Venturi proprio stamattina, grazie alla squadra, il nostro Cristian Manca stamattina in regia, Gigi Perra, il DJ Fabietto, insomma salutiamo anche Stefano Perra, ovviamente, insomma, questa squadra che lavora così tanto intensamente e in maniera affiatata a questo progetto, che ormai, insomma, devo dire, è diventata una realtà costante, presente nelle mattine dei sardi. Grazie di cuore. Grazie. Ci si sente lunedì e ci si vede lunedì, certo, mattina alle 8. Ma se vi siete persi qualcosa stasera, le repliche Sardegna 3, 21, Sardegna 1 a 1 di notte, oppure il meglio della settimana domenica alle 21 su Sardegna 1.